Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a installare Windows XP sul nostro Mac. Ovviamente questa è una copia originale di Windows XP con il product key. Allora, è un Service Pack 1, la versione appunto uscita nel 2000-2001. Allora, per andare a eseguire questo tutorial noi utilizzeremo VMware Player, scusate, VMware Fusion, che è la versione per Mac. Questo programma è diciamo, un gestore di macchine virtuali. Macchine virtuali cosa sono? Dei computer che entrano in funzione da un sistema operativo già avviato, insomma un computer dentro un computer. Se si becca un virus lì rimane lì, non viene intaccato il computer fuori. E chi ha bisogno di un sistema operativo Microsoft su un computer Apple può risolvere così questo problema. Ci sono diversi software come ad esempio Parallels Desktop, Bootcamp per averlo installato nativamente sull'iMac. Io personalmente preferisco VMware Player. Utilizzo la versione 5 e niente. Ora iniziamo con il tutorial. Io ho installato Windows 8, per cui questa è la mia macchina virtuale di Windows 8. Ogni volta che apro VMware Fusion, questa è la schermata che mi appare. Per cui, per creare una nuova macchina virtuale, è sufficiente andare sotto archivio, nuova, e facciamo continua senza disco per il momento. Dopodiché facciamo crea una macchina virtuale personalizzata, selezioniamo il sistema operativo Microsoft, come vedete sono presenti tutti quelli usciti da appunto negli ultimi anni dalla prima versione grafica di Windows e andiamo a selezionare Windows XP Professional. Dopodiché facciamo continua, andiamo a modificare le impostazioni della RAM perché 512 MB sono un po' pochi e andiamo ad aumentare la memoria fino a 2000 MB, quindi 2 giga circa. Gli lasciamo un core visto che il mio computer è dual core e dopodiché andiamo a vedere un po' se le altre impostazioni sono corrette. Comunque abbiamo l'adattatore network che in pratica è il programma che virtualizza la connessione a internet, proviamo il monitor che regola la grafica e la risoluzione e così via. Come vedete è abilitato il supporto alla grafica, per cui la nostra macchina virtuale è pronta per essere attivata. Ora vado a inserire normalmente il CD nel vano dell'iMac. Attendiamo che il CD sia inserito e dopodiché andiamo sul nostro, diciamo, sul nostro archivio con le macchine virtuali. Apriamo Windows XP Professional e questa è la nostra macchina virtuale. Si avvierà da sola, dopodiché prenderà il CD e ecco che l'installazione parte, verifica della configurazione hardware in corso e poi avremo l'installazione tipica di Windows XP con appunto con lo schermo blu e diciamo l'interfaccia che assomiglia un po' a quella del vecchio DOS. E quindi niente, è così. Ovviamente si può mettere a schermo intero, ma verrà sgranato, perché la risoluzione dello schermo verrà adattata una volta aver installato le Virtual Machine Addition, che sono dei software che vanno a implementare appunto la risoluzione grafica ottimale e appunto diverse altre funzionalità che consentono alla macchina virtuale di funzionare meglio. Cioè la possibilità di copiare file da Mac a Windows semplicemente trascinando, la possibilità di fare copia e incolla tra le due macchine e così via. Quindi poterlo usare contemporaneamente. E per questo bisognerà attendere che l'installazione sia terminata, che il sistema operativo sia partito. Ora vado a mettere in pausa fino a che non apparirà la schermata. Qui che l'installazione del nostro Windows XP è ufficialmente iniziata. Allora, innanzitutto vi dico che per entrare nella macchina virtuale, cioè per poterla utilizzare utilizzando tastiere mouse, bisogna premere sullo schermo. Il mouse verrà così catturato dalla macchina virtuale. Per rilasciarlo bisognerà fare Command Control sulla parte sinistra della tastiera. Ed ecco che avremo il mouse di nuovo sul Mac. Quindi entriamo e diamo inizio all'installazione. Facendo invio, ecco che iniziamo appunto il processo di installazione. Premendo F8 accettiamo le condizioni di utilizzo. Dopodiché
avremo la schermata relativa allo spazio disponibile che abbiamo dato al nostro sistema operativo. In questo caso sono circa 40 GB e lo spazio non è partizionato e noi sappiamo che per avere un sistema operativo funzionante è necessario che la partizione sia formattata. Per cui premiamo su C, crea partizione, gli diamo quanti più megabyte possibile ed ecco che avremo una nuova partizione. Qui basta premere invio e dopodiché abbiamo la possibilità di scegliere se formattare l'NTFS rapido o NTFS. In questo caso la rapida e l'NTFS coincidono perché? Perché il nostro hard disk non è mai stato formattato, è un hard disk vergine, per cui la rapida che va semplicemente a risistemare le varie celle di memoria non potrà farlo perché le varie celle di memoria devono essere create da zero, per cui semplicemente facciamo formattazione NTFS. Questo processo può richiedere abbastanza tempo, ovviamente dipende dalle caratteristiche hardware che avete dato alla macchina virtuale oppure alla caratteristica hardware che ha il vostro iMac. Quindi, in questo caso il mio iMac, diciamo, è una bomba e quindi va velocissimo. Certo, non è più nuovo sul mercato, però diciamo che ha delle buone caratteristiche hardware e la macchina virtuale ne ha altrettante. Se invece noi, non so se qualcuno si ricorda che installando XP sui computer fisici di qualche anno fa, l'installazione, diciamo che richiedeva molto molto più di tempo. Quindi, ora attendiamo la verifica dell'unità. E dopo inizierà la copia dei file. Questo processo richiede ugualmente un po' di tempo, dai 15 ai 20 minuti circa. Una volta che il processo è terminato, si avvierà l'installazione con la parte grafica in una riga di comando, che sarà ovviamente la parte in cui noi andremo a fare di meno perché farà tutto il computer. Sarà necessario inserire il product key e qualche altra informazione. Ora attendiamo che termini la copia dei file. Ora finita l'installazione, cioè la copia dei file, e ci dice che il computer sarà riavviato entro 13 secondi. Premiamo Enter, così il computer viene riavviato immediatamente. Il mouse in questo momento ce l'ha ancora il sistema operativo ospite, che è Windows XP Professional, e come vedete si sta avviando nel modo classico. Una volta che si sarà avviato avremo il continuamento, diciamo la continuazione dell'installazione, non partirà direttamente il sistema operativo. E infatti, come vedete, vi dà circa 39 minuti al completamento. Ovviamente non sono 39, saranno 30, perché sulla macchina virtuale ci mette molto di meno rispetto a quello che ci metteva sui computer fisici. Quindi, una volta che avremo completato questa installazione, avremo il nostro sistema operativo e passeremo all'installazione dell'addition. Prima, però, durante questa parte dell'installazione, verrà richiesto il product key e verranno richieste alcune informazioni riguardanti la rete e riguardante il nome utente del computer. Quindi non resta che aspettare che arrivi quel momento, inserire i dati e completare l'installazione. Ora metto nuovamente in pausa finché non arriveremo a quel punto. Come voleva si dimostrare, abbiamo alcune informazioni che dobbiamo dare noi al sistema operativo. Facciamo avanti ed ecco che avremo la necessità di creare un nome utente dell'account amministratore, in questo caso. Facciamo avanti ed ecco che avremo necessità di inserire il nostro product key. Ovviamente sarà annerito man mano che inserisco appunto i caratteri. Ecco fatto, questo è il prossimo passaggio e dobbiamo dare un nome al computer. In questo caso il nome del computer è. Dopodiché andiamo a inserire una password. Dopodiché premiamo su avanti. E il nome del computer non va bene, deve essere tutto attaccato. Quindi, ecco fatto. Ora dobbiamo andare a impostare l'orario, che in questo caso è perfetto. In caso non fosse corretto, basta modificare tramite le freccine e tramite il menu a tendina. Facciamo avanti e attendiamo nuovamente il completamento dell'installazione. Questa volta non dovrebbe più dare messaggi di errore o messaggi di impostazioni aggiuntive, oltre a questa qua riguardante la rete, come avevo detto precedentemente,
Questo punto è abbastanza importante perché qua chiede il nome della rete sotto quale computer dovrà lavorare. Se noi lo stiamo installando su Mac come macchina virtuale, diciamo che non ha importanza che cosa mettiamo qua dentro, a meno che non vogliamo usare più macchine virtuali e tutte quante con XP da far lavorare in rete. Mentre se vogliamo installarla su un computer fisico che lavorerà in una rete di computer, dobbiamo fare attenzione perché questo nome di rete deve essere uguale a quello di tutti gli altri computer. Ovviamente può essere modificato dopo, però così si fa meno fatica senza modificarlo. Comunque lo lasciamo così come sta perché io non ho necessità particolare di fare lavori complessi. Faccio avanti e il computer riprenderà la sua installazione. L'installazione è terminata e il computer si sta appunto riavviando e ora ecco che il computer ha effettivamente finito e si sta avviando. Abbiamo quindi effettivamente installato Windows XP sul nostro iMac. Quindi ora andremo a installare le Virtual Machine Addition, che sono appunto come già detto prima dei pacchetti che consentono di dare maggiore funzionalità alla macchina virtuale, ovvero poter trascinare file dentro e fuori dalla macchina virtuale, copiandoli appunto dal Mac, cosa che non è possibile senza fare copia e incolla anche di parti di testo tra la macchina virtuale e il Mac, e infine anche poter spostare il mouse dentro e fuori dalla macchina virtuale. Allora, ora questa è la classica guida col Mago Merlino, se non sbaglio. Andiamo avanti, anzi no, quella con Mago Merlino era Windows Millennium, questo è Windows XP. Quindi adesso utente principale del computer, evidentemente qua possiamo aggiungere tutti gli altri utenti che vogliamo, e se qualche altra persona deve usare XP, comunque essendo come macchina virtuale essenzialmente possiamo mettere dentro quel cavolo che ci pare. XP è installato. Quindi ora dedichiamoci all'installazione dei pacchetti aggiuntivi. Quindi, ecco qua il nostro Windows XP Service Pack 1, stramega veloce rispetto al vero XP perché è installato su Mac, un Mac potente, XP era fatto per i vecchi computer, quindi diciamo che usare un XP su questo computer è, diciamo, un'ottima soddisfazione. Quindi, ora andiamo, in questo caso le Virtual Machine Additions si chiamano VMware Tools. Premiamo su installa e facciamo installa anche sul menu a tendina e lui andrà a simulare un'entrata del CD-ROM in questo computer e avvierà automaticamente l'installazione del tools. Una volta completata questa installazione, noi potremo mettere anche a tutto schermo Virtual Machine, quindi il nostro XP. Quindi l'installazione avverrà in modo quasi del tutto automatico. Ricordo che per farla partire basta andare sotto macchina virtuale, Virtual Machine Addition, che si chiamano VMware Tools, premere e fare avanti, avanti, avanti. Tutto qui. C'è sia per Windows 7 che per Windows 8 che per tutti gli altri sistemi operativi. Ovviamente noi andremo a installarne altri nei prossimi video, come ad esempio Windows 7 o anche Windows 8, nuovo sistema operativo di casa Microsoft, e andremo a vedere come le installazioni sono diverse tra loro e come per ognuna di queste installazioni si può diciamo ottenere qualcosa di diverso. Comunque, diciamo che questo programma essenzialmente ha finito e riavviamo il nostro computer. Il computer una volta riavviato potrà essere messo a schermo intero e noi faremo questa prova. Se lo facciamo adesso andrebbe semplicemente a sgranare la visuale e a dare una risoluzione orribile per lo schermo di un iMac che diciamo è uno schermo ad alta risoluzione davvero, davvero performante. Quindi attendiamo ancora solo qualche secondo che la macchina si spenga e si riaccenda. Chiaramente deve andare a settare alcune impostazioni per cui non sarà tutta sta velocità, comunque diciamo che è solo la prima volta. Eccolo qui. Quindi rilasciamo il mouse e la mettiamo a tutto schermo. Ora è sgranata, ma una volta che parte il programma Virtual di VMware Tools,
il computer dovrebbe ottenere la risoluzione ottimale. Quindi andando sotto impostazioni, qua possiamo andare a impostare, ecco, ha fatto tutto da solo. Quindi questo è il nostro XP in risoluzione 1080. Come vedete abbiamo tutto quanto. Documenti, musica, risorse del computer, disco KLC. Documenti condivisi, risorse di rete, è effettivamente XP installato su appunto su Mac. Tutto qui. Quindi, se non volete andare a fare pasticci col boot del vostro computer, se non volete rischiare di installarlo direttamente sul vostro Mac, se non volete fare pasticci, installatelo in modo virtuale come abbiamo appena fatto, non vi sarà alcun problema. Ovviamente ci sarà soltanto un calo di prestazioni perché in realtà il computer sta eseguendo sia XP sia Mac, però diciamo che se lo fate soltanto per far girare qualche programmino semplice per alcune esigenze, diciamo che questo metodo funziona. Così come abbiamo installato XP, si possono installare tutti gli altri sistemi operativi di casa Microsoft, quali Linux e tutte le distribuzioni di Ubuntu, le più possibili immaginabili, e anche le altre versioni di Mac volendo. Quindi con questo software si può fare davvero di tutto. Quando vogliamo uscire, andiamo in su col mouse finché non appare la barra classica di Mac, facciamo finestra, o riduce icona e ce la porterà in basso a destra, oppure visualizza finestra singola. Ed ecco che ce la rimette qui. E lui automaticamente aggiusta la risoluzione. Se noi anche andassimo a postarlo così, ecco che aggiusta la risoluzione. Quindi tutto perfetto. E questo grazie a VMware Tools. Spero di esservi stato utile, spero di avervi dato qualche informazione in più riguardante questo video, spero di avervi dato qualche chiarimento. Ovviamente molte altre persone avevano fatto questo tutorial, però io ho dato qualche informazione in più, ho utilizzato VMware Fusion 5 che non è mai stato utilizzato nei tutorial, almeno non negli ultimi. E quindi niente, questo è come creare la vostra macchina virtuale. Il video di oggi finisce qui. Abbiamo occupato 17 minuti, per cui è meglio chiudere, e faremo altri tutorial riguardanti installazioni di sistemi operativi. Ciao a tutti!